Ciao popolo di Lega Nerd, sono Filippo e sono non disponibili causa Covid, ma abbiamo avuto comunque la possibilità di vedere un filmato di 12 minuti dedicato a DLC di Yuffie, Final Fantasy VII Remake Intermission, e ve lo andiamo a raccontare. 42. Se non avete ancora giocato Final Fantasy VII Remake, correte subito a porre rimedio. Ma se l'avete già scoperto fino in fondo, avrete capito che Nomura e Kitase hanno voluto dare delle connotazioni inedite al remake del capitolo più iconico della serie, e non solo per adattarsi alla struttura frammentata in più uscite. Final Fantasy VII Remake Episode Intermission, avventura inedita inclusa nell'edizione migliorata per PS5 Final Fantasy VII Remake Intergrade, portano Yuffie in una veste totalmente nuova alle porte di Midgar, in quella che è una missione a forze combinate tra il nuovo governo di Wutai e il nucleo principale dell'Avalanche. Così, la ninja ladra giovane, scaltra e sbarazzina conosciuta tra le foreste di Final Fantasy VII si trasforma in un membro elite delle forze speciali di Wutai con l'incarico di infiltrarsi nel quartier generale Shinra per portare a termine una vera operazione militare. Un cambio che può sembrare drastico a tutti i fan di vecchia data, ma come già detto, il mondo di Final Fantasy VII Remake ha dei connotati tutti nuovi rispetto alla versione originale. E non sorprende più vedere il nuovo corso che piano piano prende forma in quello che si preannuncia un viaggio lunghissimo e sempre più inedito. Gameplay ed esplorazione, da buon DLC, riprendono quanto visto nel gioco principale, ma aggiungono una deriva acrobatica più adatta allo stile ninja di Yuffie, con salti, capriole, arrampicate e diversi elementi interruttori che richiedono il lancio della Four Point Star, lo shuriken gigante da sempre arma simbolo della cacciatrice di materia di Wutai. Dalle scene che abbiamo visto, Yuffie raggiunge Midgar dopo l'esplosione del reattore 5, alla ricerca del suo contatto dell'Avalanche grazie al quale intrufolarsi nella sede Shinra per rubare una potentissima materia sperimentale. Le prime ore si svolgono tra le slums della città e l'esplorazione libera nel settore 7, che non si risparmia da missioni secondarie e strizzano l'occhio ai fan di vecchia data, e l'introduzione del minigioco dedicato a Fort Condor, qui trasformato in un table game interattivo con tanto di espansioni Condor Coins, apparentemente valuta che è possibile scambiare presso altri collezionisti interessati. Per i puristi sembra quantomeno che Fort Condor abbia mantenuto intatto il sistema di gioco, ma con una più ampia varietà di unità schierabili e qualche meccanica aggiuntiva come delle materie che garantiscono alcuni boost unici da usare al momento giusto in battaglia. In combattimento Yuffie può fare affidamento sullo shuriken e sui ninjutsu. Con quadrato si attacca il nemico corpo a corpo, mentre tenendolo premuto la ninja inizia a scagliare attacchi a distanza allontanandosi. Il colpo speciale con triangolo invece lancia lo shuriken e passa in ninjutsu, mentre ripremendolo si richiama indietro l'arma. I ninjutsu partono di default come attacchi non elementali, ma tramite l'uso di barre ATB è possibile cambiarne l'elemento per sfruttare le debolezze dei nemici, il che rende Yuffie una perfetta all-rounder tra attacco, velocità, colpi a distanza e danni tecnici, per non parlare delle combinazioni sincronizzate particolarmente adatte ad aumentare la tensione dei nemici. Al suo fianco infatti combatte Sonon, guerriero di Wutai cresciuto sotto la guida di Godo Kisaragi, il padre di Yuffie, e adesso membro dell'Avalanche votato alla vendetta contro la Shinra. Seppur non manovrabile direttamente, Sonon possiede delle abilità con tanto di barre ATB e quando queste si sincronizzano con quelle di Yuffie è possibile appunto sferrare degli attacchi combinanti decisamente efficaci, sia per arrecare danni che per stremare i nemici. Se possibile, il ritmo dei combattimenti di questo episodio ci è sembrato ancora più frenetico, principalmente anche grazie all'agilità di Yuffie, ma le meccaniche coerenti a quanto già visto fanno ben sperare che un giorno la si possa vedere combattere al fianco degli altri protagonisti, che sia in questo o nel prossimo capitolo. Tra esplorazioni in zone già note, volti familiari e tante incognite a cui non abbiamo ancora risposta, questo video ci conferma due elementi interessanti. La presenza di un uomo incappucciato, identico a quello incontrato da Cloud e Tifa nel settore 7, che si trascina stancamente verso Genova, confermando l'elemento della reunion del capitolo originale, e l'introduzione della summon di Ramu, che con il suo Judgment Bolt mette definitivamente KO il boss mostrato e ci rimanda al 10 giugno, data di uscita di questo episodio in esclusiva PS5.